Buongiorno a tutti, io sono Chiara Maffessanti, appunto, sono una studentessa del Politecnico di Milano e sto facendo la specialistica in design della comunicazione. Dunque, il lavoro di un designer della comunicazione è quello, appunto, di curare la comunicazione, ad esempio, di un evento, di una società, di un'azienda. E in questo caso mi è stato commissionato la realizzazione del logo del CNU. Come è nato questo logo? Diciamo che all'inizio di ogni progettazione bisogna avere un'idea di cosa esiste già, quindi ci si informa, si guarda quali sono i loghi delle manifestazioni sportive, che cosa è già stato fatto e si cerca di prendere tutto ciò che di buono c'è di quello che è già stato fatto. E da lì parte la vera fase di progettazione, ovvero si cominciano a fare vari schizzi per trovare l'idea migliore, diciamo, fino a che non si arriva all'idea che convince di più. In questo caso, io sono voluta partire da quello che credo sia il simbolo di Milano, ovvero l'uomo. Perché quando io penso a Milano, penso, nel mio caso, all'università, perché ovviamente io non sono di Milano, non abito a Milano, ma la prima cosa a cui penso, dico, il simbolo di Milano per me è l'uomo. Così ho voluto rappresentarlo in modo ovviamente moderno, per rappresentare questa manifestazione che deve essere un vanto per Milano. Di conseguenza ho steso questo bozzetto e da lì l'idea va affinata, vanno scelti i colori, le posizioni, le dimensioni, per arrivare poi a quello che diventa il logo finale che deve avere un'armonia e deve essere bello da vedere, deve essere convincente e deve essere appunto la cosa che rappresenta di più un evento. E di conseguenza sono arrivata a questo risultato finale.